Patrizia Vanzini, dovevate vincere, era importante per riprendere il cammino in vetta, ce l'avete fatta su un rigore discusso soprattutto dagli avversari, però l'importante era metterlo dentro. Questa volta ti sei presentato tu sul dischetto e avete interrotto un po' quella serie nera. Sì, sicuramente oggi era una partita importante, da vincere a tutti i costi, nelle difficoltà, perché oggi avevamo in campo dei ragazzi della Juniores e quindi la partita sicuramente era in salita. Sì, questo rigore dubbio che a volte lo danno, secondo me è un'ingenuità del portiere. Sul dischetto venivamo da diversi errori, il mister ha chiesto una cosa, è stata fatta e abbiamo fatto gol per fortuna. Hai calciato centrale forte, ovviamente il prossimo che sarà dovrai calciarlo diversamente, visto che abbiamo svelato un po' qual era il segreto di questo tiro. Ma vediamo, dai, se sarò ancora io a presentarmi sul dischetto, insomma, si vedrà in base anche alla partita, al momento. Vediamo un po', dai, lo calcio centrale ancora comunque. Senti Fabrizio, al primo tempo avete utilizzato molti rilanci del portiere Manis, che è bravo coi piedi, e Arcamone bravo di testa, però forse è un abuso oppure una scelta tattica per superare il vostro centrocampo e loro? Ma oggi eravamo, come dicevo prima, in difficoltà, avevamo molti giovani in campo alla prima partita e quindi abbiamo cercato di più magari di sfruttare l'esperienza di Arcamone con questi lanci, di andare sulla seconda palla piuttosto che il fraseggio, che magari si potevano mettere in difficoltà alcuni giocatori. Poi abbiamo cambiato un attimo modulo e siamo riusciti comunque a trovare un po' di più la quadratura, siamo riusciti anche a giocarla un po' di più e poi le cose insomma sono andate meglio. Siete migliorati soprattutto dopo il vantaggio, forse vi ha tranquillizzato, perché il vostro maggior problema è sbloccare le gare. Sicuramente sì, sbloccarle, anche perché comunque le squadre che vengono si difendono molto e quindi lo 0-0 loro va anche bene, giocano di rimessa, invece andando in vantaggio loro devono comunque cercare di pareggiarla, gli spazi si aprono e le cose per noi, che comunque qualche giocatore tecnicamente bravo e sa tenere palla, le cose si facilitano molto. Poi avete legittimato la vittoria con due traverse, una la tua, diciamo, siete andati appunto, ripetiamo, meglio nel secondo tempo. Sì, sicuramente, c'era qualche spazio in più, abbiamo preso due traverse, le cose insomma siamo stati un po' sfortunati. Abbiamo rischiato poco, dai, va bene così. Ho rischiato poco nel secondo tempo, mentre nel primo è qui presente di fronte a te Marco Manis, che vi ha salvato letteralmente in due occasioni. Sì, insomma, San Marco anche oggi ha dato il suo contributo. Senti, invece oggi contava vincere, soprattutto per affrontare meglio la gara di mercoledì di Coppa. Come dovete affrontarla nella logica del doppio confronto? No, noi la prima in casa... La dobbiamo vincere, dobbiamo cercare di vincerla e di fare magari anche qualche gol. Adesso oggi abbiamo vinto, domani dovranno giocare la Nuorese col Muravera, con un po' di pressione sicuramente ce l'avrà e quindi vediamo un attimino cosa succede. Soprattutto recuperate qualche giocatore per mercoledì. Certo, per mercoledì e anche per domenica prossima. Insomma, oggi eravamo veramente contati e però si è vista la forza di volontà, la forza del gruppo, quindi chi rientrerà, insomma, andranno meglio le cose. Senti Fabrizio, tu hai un gran tiro, oggi su schema di calcio d'angolo preferivi metterla dentro nonostante avessi più libertà per controllare e calciare. Noi ricordiamo un gol contro il Serramanna, eri proprio da fermo, l'hai piazzata all'incrocio. Oggi che è successo? Oggi no, loro marcavano a zona e quindi cercavamo di muovere il pallone per farli uscire e poi di mettere questa palla magari sul secondo palo, dove sicuramente c'erano i nostri uomini liberi. Purtroppo non sono riuscito, però insomma l'intento era quello. Grazie Fabrizio, in bocca al lupo per mercoledì e per il proseguo del campionato. Grazie a voi, credo.